Vediamo adesso come poter realizzare un effetto di fuoco utilizzando il P-Array. Quindi per prima cosa io qui ho una scena che mi sono organizzato già con dei livelli, ho delle geo e delle geo reference, poiché queste stesse geometrie io adesso le andrò a clonare come copia. Posso pure, siccome sono identiche, posso benissimo andarla a inserire dentro geo e nascondere il livello. Poiché io voglio utilizzare soltanto alcune parti e non l'intera geometria come mettitore, quindi utilizzerò delle reference. Queste geometrie sono veramente molto semplici, quindi non c'è neanche bisogno andare a semplificare la geometria stessa. Spesso però succede di lavorare con delle geometrie molto più complesse, quindi bisogna anche andare a ritoccare leggermente la geometria, appunto per non avere un numero troppo elevato di poligoni, poiché potrebbero creare dei problemi in fase di lavorazione. Quindi partiamo dalla prima, le convertiamo naturalmente in poly o edit mesh, come meglio preferite. Preferisco lavorare quasi sempre con le poly. E andiamo a cancellare i poligoni che riteniamo in eccesso. Possiamo utilizzare anche un tipologia di selezione differente. Stessa cosa anche per le altre, poi potremmo anche utilizzare lo spray come tipologia di selezione. Andiamo a resettare la loro forma, quindi selezioniamo, applichiamo un reset X-Form, ricollochiamo il pivot al centro anche se non dobbiamo animarle, ma per sicurezza, e riconvertiamo il polo. Ok. Adesso andiamo a crearci i vari P-Array, ne creeremo tre per ogni geometria, ma iniziamo logicamente a crearne una e a impostarne una soltanto, perché in questo modo faremo meno fatica poi a impostare anche gli altri. Andiamo a posizionarlo naturalmente sul suo layer e partiamo con il Wood01, quindi rinominiamo tranquillamente P array. Abbiniamo la geometria e ovviamente al momento della generazione delle particles, le particles andranno in tutte le direzioni, cosa che invece noi vogliamo evitare poiché andando a simulare il fuoco, esse andranno verso l'alto, quindi abbiamo bisogno o di una forza come il vento o di una forza come la gravity. Personalmente preferisco utilizzare un wing, quindi dalle forze, un wing basilare, lo possiamo spostare anche verso origine degli assi, in basso, e lo posizioniamo nel layer degli Space Warps. Facciamo attenzione all'ordine dei layer, ok. Cloniamo lo stesso wind, mettiamo in alto, gli diamo nome wind negative, presto vedremo anche il perché, portiamo verso l'alto e lo lasciamo momentaneamente. In 3ds Max 2014, quando si vanno a fare alcune operazioni, c'è il rischio che esse vadano in crash, specialmente con le particles. Quindi la prima cosa che facciamo adesso, io adesso andrò a effettuare questa operazione, quindi se andrà in crash vi consiglio sicuramente prima di salvare per evitare appunto di perdere l'intero lavoro. Quindi selezioniamo il nostro wind e andiamo a linkarlo tramite il bind space warps al nostro particle flow. Verifichiamo che sia collegato, perfetto. E vediamo che infatti adesso vanno verso l'alto. Aggiungiamo anche un drag per sicurezza, perché non vogliamo colleghiamo. Andiamo ad alzare un po' i valori del drag.
La z lasciamo 5, mentre per gli assi andiamo a vedere 15, 15. E andiamo a regolare quindi il nostro P-Array. Il nostro P-Array, ovviamente, è una visualizzazione momentanea per assegnare delle mesh. La velocità possiamo rallentarla, perché farla a 15 abbiamo una variazione del 25%. La divergenza possiamo lasciarla anche a 10. Tempo di emissione meno 50, in modo tale che saranno già presenti in scena al momento della creazione, quindi al momento del frame 0 in avanti. Vogliamo già avere delle particles presenti in scena, quindi possiamo dare un valore come per esempio meno 50, meno 25. Questo dipende dal gusto personale che volete assegnare al vostro fuoco. Stop 125, tutta la lunghezza della nostra timeline, perché non vogliamo che finisca mai. Naturalmente dobbiamo andare a regolare la vita delle particles. Vita delle particles, che in questo caso display 125. Variazione, andiamo a dare 12 la vita. E adesso andiamo a impostare per bene invece la forza del nostro vento, poiché vediamo che in questo caso è molto potente, quindi avrà un'interazione molto elevata sulle nostre particles. Quindi andiamo a abbassare la sua forza 0,05. Andiamo a inserire anche un deflettore. Questo perché? Perché non vogliamo avere delle particles che vadano sotto per poi risalire, che sono quelle naturalmente create dalle parti inferiori, dalle facce inferiori del nostro tronchetto. Per scegliere come generare le particles, ho la possibilità di scegliere la tipologia di formazione in Particles Formation over Entire Surface, oppure soltanto lungo gli edge visibili, quindi lati visibili da tutti i vertici, oppure su determinati punti. Quindi posso scegliere per esempio 20 punti totali su cui andare a generare le mie particles, oppure l'intera al centro delle facce. In 3ds Max 2014 mi sono reso conto, questo era anche su altre versioni ma non su tutte, che al momento della selezione delle facce a livello di suboggetto, quindi quando io seleziono il mio tronchetto, vado a creare una selezione tramite l'edit poly e poi vado ad applicare il P-Array, andava in crash. Quindi è una delle tipologie di selezione che preferisco non utilizzare, preferisco farmi la selezione prima per poi poter generare le particles. Andiamo a aumentare il valore però del nostro in modo tale che le particles siano molto più vicine. Ovviamente possiamo abbassare anche la velocità, possiamo portarle a 2 in questo caso. Ok, e come tipologia andiamo a assegnare un facing. Un facing, poiché quando andrò a segnare il materiale avrò un materiale che sarà mappato a faccia, che abbiamo già salvato nelle precedenti lezioni. Come dimensioni possiamo dare 15, una variazione del 25%. Andiamo a aumentare il nostro fade forward, lo portiamo a 25. Andiamo ad aggiungere anche il nostro deflector, di cui parlavo precedentemente. E lo linkiamo col bind space warps al nostro P-Array.